Wow, amici sportivi del grande wrestling, benvenuti all'edizione dedicata alla Draft Lottery 2018. Qui con me c'è Andrea Chester, io e voi per questa edizione annuale della Draft Lottery, che inizia subito con un match femminile. Sì, Sally McLaurin, che ha fallito in quella di Extreme Rules nel Travel Threat, cede a diventare la nuova campionessa. Esatto, vediamo l'entrata della diva adesso. Sì, Sally McLaurin che anche l'anno scorso, se non sbaglio, era presente, mi sembra un altro pezzo di allora. Sì, stesso match. Però Cele è molto forte, due volte campionessa unificata in un mese che c'è l'avventura, ragazzi, ricordiamo. Ma non due mesi, vabbè. Debole, sì. Ed ecco l'entrata della campionessa femminile, Cele. Sì, si è scordata la cintura quest'oggi, ma la WWF gliela ha rivisita, ha detto meglio di no. Sì, già la vita troppe volte, non mettiamo la cosa in base. Sempre musica reggae, anche nella vita reale. È proprio un simbolo del suo personaggio. Sì. Ricordiamo che ci saranno due cambi, uno per la TWF, uno per la Star Blue WWF. Sia nel caso vincesse Cele, sia nel caso vincesse Sally. Tanto ecco l'entrata della campionessa Rasta Power. Inizia il match. Subito Sally avanti con la serie di snap. Oh, ma Cele subito! Drop in the face. Questo match possiamo anche farcelo tranquillamente. Sì, infatti diciamo molto, non è titolato, non c'è nulla in palio. No, ricordiamo il nostro main event che vedrà Bernie, il nuovo campione WWF contro Alexander, il leader dei Rioters, nonché campione, nonché campione per la seconda volta di WWF, nonché vincitore della seconda stagione di New Year Wrestling Star. Ragazzi, questo in 5 mesi ha fatto un record impressionante. Slipper Slam intanto. Sì, Slipper Slam da parte di una Sally che vuole sicuramente vincere, una serie che è molto stanca. Beh, sicuramente l'ho preso di mettere più netto, battendo la campionessa comunque. Penso si metta anche di salto il suo personaggio. Ecco Pinkwood per esempio. Eh sì. Ricordiamo l'edizione della Draft Lottery a solo 24 ore da Extreme Rules. Eh sì, Cele ha vinto diciamo di furbizia ad Extreme Rules, mentre Mary Gossi stava prendendo un oggetto contundente. Cele ha schienato proprio la stessa Sally. Insomma, Sally oggi si deve assolutamente rifare, perché una sconfitta anche in questo match la riporterebbe proprio nei bassi fondi della WWF. E di certo la ragazza di Victor, ovvero Sally, non vuole fare una fine del genere. Tanto close line all'angolo deve seguire la parte di Sally. Non sembrano efficaci colpi di Sally verso... No, beh, ragazzi, Cele è velocissima, ma anche una costruzione incredibile. La vedete? Cioè... Questo ha fatto male, se ti lo vedo io. Forse è kick. Sì, i fan si fanno sentire, ma forse non è il match diciamo più adatto per questa edizione. Sì, in effetti. Vabbè, ricordiamoci, ci sarà anche una Battle Royale. Sì, Royal Rumble, 10 uomini, una Rumble che a 10 uomini viene eseguita poche volte durante l'annata. Sono rare le occasioni, sì, come per esempio le Draft Lottery o... Sì, Draft Lottery una volta l'anno. Una volta l'anno. E qui... Intanto ci è arrivata un'email. Andrea, vedi. Allora, abbiamo l'email di Gennaro da Napoli, che ci dice, ci parla di Sally, dice forse dovrebbe avere un match in più. Sofia! Però Gennaro... Sì, per un maggior risalto per appunto questa... Sofia! Però, mi dispiace perché adesso... Mi sa che il match sta per finire, perché vedo Cele che chiama anzi anche il pubblico. Attenzione perché Cele da un momento all'altro cerca di reagire, ma la vedo troppo spaesata. Cele, colpi vaghi, non hanno una logica precisa. Attenzione a Cele. Infatti Cele riesce a schivare tranquillamente alle spalle, riesce a partire nel momento decisivo forse del match. Cele la fa correre, back chop ancora un'altra volta. E poi questo back kick, anzi no, diciamo un po' più sotto. Ancora socio un po' qui alla schiena. Sally qua, Ludi Spesso. Ci crede ancora, Ludi Spesso.
Sì, manovra che però secondo me gli costa troppa energia. Forse non è un po' la manovra. È abbastanza spesata, la vediamo molto più affaticata rispetto a Celeste. You're tuned into Monday Night Raw live in high definition. Sofia. Intanto Alice Grip, da parte di Cele. Ora, ancora, è la terza volta. Match è qui, penso che sia finita. Sì. Ragazzi, la veramente la crivellata di backchop qua. 1, 2 e 3. Sì. Ma era ovvia la cosa. La campionessa è lei. E Mary Gosselin non si è fatta vedere. L'ex campionessa Mary Gosselin, la vedova nera, non si è fatta vedere, forse. Non so, non sarà presente all'arena. Comunque adesso ci sarà un match tra Duke Wilkie e Will Teobald. Ma prima la Draft Lottery. Esatto, ci saranno due cambi, uno per cambi, uno per roster. Uno per roster. Eccoci qua, la Draft Lottery. Appena iniziata, ora ci saranno due cambi, uno per roster. Andrò per quanto riguarda le Divas ovviamente, però qui certo. La draft ovviamente include tutti, però in questo caso si parla di Divas. Sì, saremo a vedere. Passeranno una Divas in WWF dalla TWF e viceversa. Andiamo a vedere. Ecco la macchina della verità. Ora inizia il countdown. Naturalmente prima vediamo se ci sono gli uomini, anche se non vengono inclusi. La macchina si ferma a breve. Ovviamente, Michele Divas, vediamo qui. Attenzione, misteri, quindi la prima a salutarci e andare al roster blu. Eh sì, misteri. E quindi misteri va al roster blu. Un ottimo cambio, però attenzione perché McMorton, il suo ragazzo, stava a McMorton. E al roster rosso. Stiamo a vedere, infatti, però ora vediamo il secondo cambio. Vediamo il secondo cambio, che dovrebbe essere del roster blu e roster rosso. Riparte la macchina. Chissà chi sarà a lasciare il roster blu. Io prevedo, non so perché sei. Tu? Beh, anche un cambio di Cele sarebbe interessante, anche se non significante. Sì, infatti, perché alla fine la campionessa unificata, attenzione. Attenzione, si ferma su Kimberly! Si ferma su Kimberly! L'ex, diciamo, la povera ragazza di Jason, perché Jason è deceduto a febbraio, brutta storia, rimasta vedova. E quindi andare al roster rosso, dove ci sono molti marpioni, ricordiamolo. E adesso passiamo al match, quindi Mystery e Kimberly, i due cambi, le due draftate. E adesso passiamo al match che vedrà Dio Burcheri contro Will Teobald, dove ci sarà un palio, un solo cambio. Per ovviamente un solo cambio il vincitore si conquisterà un draft.